Domenico. Nato? San Antonio Abate, 28-2-62. Prego, Guglielmo. Sì, allora Cuomo, senta, vuole innanzitutto precisare quali furono le modalità attraverso le quali lei si legò al clan Alfieri? Io mi legò con il clan Alfieri nel 1979-80, perché ero molto amico di Pasquale Loreda a quell'epoca, perché quell'epoca ci ammazzarono il padre, gli Cutoliani, e così iniziai piano piano a far parte del clan Loreda, e poi conoscendo clan Loreda ho conosciuto Alfieri, Ferdinando Cesarano e tutto il gruppo di Alfieri. Senta, lei diceva che a Loreto quindi uccisero il padre? Sì, ci uccisero il padre. Lei aveva un rapporto precedente con Loreto? Sì, sì, eravamo amici da piccolini. Diciamo, un'amicizia lecita? Sì, un'amicizia lecita, sì. Senta, per effetto di questo, di questa sua ingresso nel clan Alfieri, sostanzialmente, in quale zona lei operò? Però nella zona di Scafata all'inizio, perché stavo con Pasquale Loreda, conoscendo Pasquale Loreda, poi piano piano ho incominciato a conoscere il Cesarano Ferdinando, il Alfieri, un po' tutto il gruppo Moccia, tutto il nostro gruppo dell'Alfieri. Ho capito, quindi comunque il suo territorio era quello di Scafati. Sì. Il territorio in cui operava normalmente. Senta, lei ha subito per la sua appartenenza al clan Alfieri e per reati commessi nell'ambito di questa delle attività del clan, ha subito delle condanne fino ad ora? Ma l'ho subito da quando sto collaborando. Prima in tutto c'avevo solo una condanna per associazione di 4 anni e mezzo e basta. Per che reato questa condanna? E da chi inflitta? Ma la prima condanna che ho avuto era associazione insieme al gruppo di Pasquale Loreda in Scafati, Franchino Matrone, tutto il gruppo di scafatesi. Quindi praticamente fu condannato, se può ripetere, scusi, a che pena? A 4 anni e 10 mesi definitivo, che l'ho scontato già. In che periodo avvenne questa condanna? Questa condanna io sono stato arrestato il 1 febbraio 1991, 1991 insomma. Senta, lei quando è che ha cominciato a collaborare con la giustizia? Ho iniziato a collaborare con la giustizia fino a gennaio 1994. Vuole raccontare quali furono le circostanze in cui iniziò la sua collaborazione? Subito. Iniziò la mia collaborazione, io ero detenuto al carcere di Pianosa, rientrai a Secondigliano perché avevo un processo a Salerno. Avendo questo processo a Salerno, avendo modo di parlare con i miei avvocati, che avevo modo pure, poi ho deciso di collaborare pure per la prima cosa, per cambiare vita, per dare una vita. Ho capito in questi miei anni di carcere che i miei figli ci dovevano dare un padre per bene, e ho iniziato questa mia collaborazione. Sì, questa è stata la decisione attualmente in corso. Dico, le circostanze in cui materialmente maturò la sua decisione, lei materialmente perché e come, in quali occasioni prese contatto con la Procura della Repubblica? Ma io stavo, lo ripeto di nuovo, veniva dal carcere di Venosa e carcere Secondigliano. Non ho capito bene, se può ripetere, scusa. Cuomo, cerchi di parlare un po' più lentamente, perché altrimenti non si comprende bene quello che lei dice. Niente, io stavo detenuto a carcere di Secondigliano, mandai a chiamare il dottor Manguso per iniziare una mia collaborazione, perché prima di mandare a chiamare il dottor Manguso della mia collaborazione, venne l'avvocato Michele Cialla da me, condicendomi che gli amici miei di Scafati, Pasquale Loreda, Autorino Giuseppe, Salvatore Russo e Gerardo Brasella, i miei familiari stavano in pericolo di vita perché io ero schiacciato dalle prove della strage di Torre Annunziata. Perché loro, non lo so, avendo paura che io
iniziasse una collaborazione con i magistrati, ma avevano pure di queste cose. Ma io non, l'intenzione all'epoca non c'era, no che non c'era, ma ci stava l'intenzione perché stavo maturando queste, di questa mia collaborazione. Poi facendomi questo discorso all'avvocato ho capito benissimo, diciamo così, di prendere veramente, perché poi l'avvocato mi fece degli discorsi, perché mi diceva così l'avvocato Ciallo, che mi mandavano a dire sia Autorino Giuseppe, sia Pasquale Loreto, sia Brasile, che io dovevo iniziare una mia collaborazione contrastando le dichiarazioni di Pasquale Calasso. Allora, arrivato a quel punto, capia subito che no, era stato, diciamo così, non lo so che volevano fare, volevano, a che punto che volevano arrivare con me, ho maturato una mia lealtà, sincerità di iniziare una collaborazione con i magistrati, e così maturato di mandare a chiamare il dottor Manguso e il dottor Gai. Sì, perfetto. Scusi, innanzitutto le volevo dire una cosa, Cuomo. Lei ha detto, mi fece capire, lei ora ha detto che l'avvocato Ciarlo le fece capire, sì, che Loreto, Autorino e Brasiello, ha detto, mi ricordo, non ho capito. Allora ho detto Autorino, Brasiello, Pasquale Loreto, Salvatore Russo, insieme al gruppo che stavano ancora fuori all'epoca, che mi andavano a dire che io dovevo contrastare queste dichiarazioni di Pasquale Calasso. Benissimo, no, dire, diciamo così, dovevo dire del falso. Ho capito. I nomi, questi nomi le furono, lei li capì o le furono fatti espressamente dall'avvocato Ciarlo? Ma l'avvocato Ciarlo me l'ha riferito in carcere quando ho avuto un colloquio con Michele Ciarlo. Ho capito, Cuomo, vi ho fatto una domanda diversa. Ho detto, i nomi di Autorino, Loreto, eccetera, vi furono fatti espressamente dall'avvocato Ciarlo oppure l'avvocato Ciarlo vi fece capire tra le righe qualche cosa? Cercate un attimo. Capire, me lo fece capire che erano loro che mi mandavano queste ambasciate, dottore. Ecco, allora io vi contesto che voi diceste il... Il 18 febbraio 94, va bene? Voi al Pubblico Ministero di Napoli dichiaraste così, dice, l'avvocato, in occasione di detto colloquio, con molti giri di parole, ma chiaramente, mi disse che i miei amici, facendo esplicitamente i nomi di Autorino, Visciano e Loreto, erano preoccupati per la mia posizione. Sì. Poi, quindi vi fece espressamente i nomi di Autorino, Visciano? Sì, espressamente, dottore. Benissimo. Ora, quindi abbiamo capito il primo discorso, quindi questo contatto e questo colloquio che lei ebbe con l'avvocato Ciarlo. Successivamente, e prima di iniziare materialmente la sua collaborazione, lei ebbe occasione di rincontrarlo nuovamente, l'avvocato Ciarlo? Sì, io mandai a chiamare, diciamo così, i magistrati Manguso e Gai, parlai con loro per iniziare una mia collaborazione reale e sincera, e niente, io fui trasferito a carcere di Benevento in quel periodo. Sì. Io in mie inaspettate, perché l'avvocato Ciarlo non sapeva più io dove mi trovavo, perché ero stato trasferito in un altro carcere per iniziare una mia collaborazione, mi viene a trovare lì. E così lì mi fece capire tutto un altro discorso, Michele Ciarlo. Mi fece capire che... diciamo così, stavano aderendo tutto il gruppo della tutto il gruppo della dissociazione di questa cosa. Mi fece capire che se mi dissociavo anch'io, insomma, mi devo questa cosa, dissociati per non iniziare a collaborare con la giustizia, perché c'è un pacchetto legge dell'onorevole Gargano, una proposta legge, un pacchetto legge, non ricordo bene, che insomma si prendevano 18, 19, 20 anni di carcere, se ne scontavano 12, 13 e si riusciva a uscire fuori, e così iniziamo di nuovo le nostre, diciamo così, le nostre attività criminali. Quindi voglio dire,
Il fatto di riiniziare le attività criminali una volta poi scarcerati per effetto, diciamo, dei benefici di legge rientrava in quello che era il programma, diciamo, della dissociazione? Diciamo così, perché all'epoca si diceva che esistavano, diciamo, l'onorevole Gargano ci stava questa proposta legge, insieme, perché stavano parlando, mi ricordo, Luigi Morci parlava con il Don Ribordi di Acerre, il vescovo di Acerre, che stavano preparando, diciamo, questa proposta, questa cosa del pacchetto legge. E così questo discorso che mi fece l'avvocato Michele Ciallo, dottore. Ho capito, quindi in sostanza, diciamo, questa proposta, come dire, era organizzata anche, diciamo, e contestualmente da Luigi Moccia. A Luigi Moccia con insieme il dottor Don Ribordi di Acerre. Va bene. Quindi queste sono le due proposte che vi fece l'avvocato Ciarlo. Venne da solo l'avvocato Ciarlo a parlarvi o venne anche con qualche altra persona, accompagnato da qualche altra persona? Io questo non lo so. No, dico, quando entrò da voi a parlare, venne da solo o stavano pure altre persone presenti? No, stava solo io e Michele Ciarlo presente. Stava solo l'avvocato Ciarlo. Quindi mi pare di capire che voi non accoglieste queste proposte, diciamo, che vi faceva l'avvocato Ciarlo. No, non ho accolto, perché ho iniziato una mia collaborazione realmente sincera, dottore. Ho capito, va bene. Allora, ora, come dire, portiamo avanti questo intento. Innanzitutto, Cuomo, io vi ricordo e vi faccio presente che voi avete reso già dichiarazioni in dibattimento su varie vicende criminose, e cioè in particolare avete reso dichiarazioni innanzi alla prima sezione della Corte d'Assise di Napoli il 29 gennaio 1997. Dove sta questo? Con il processo? Quindi nel procedimento 35/95 a carico di Autorino Giuseppe più altri per la strage di Torre Annunziata, ricordate queste dichiarazioni che avete reso? Come no, sì. Le confermate? È già prodotto il verbale. Poi avete reso dichiarazioni il 17 gennaio del 1996 innanzi alla seconda sezione della Corte di Assise di Napoli, nel procedimento a carico di Moccia Antonio più 8, 19/95 RG. Ricordate e le confermate le dichiarazioni rese all'epoca? Sì. Poi vi voglio fare questa domanda che è di rito, Cuomo, insomma, mi rendo conto che le confermerei tutte quante. Poi avete reso dichiarazioni nel procedimento a carico di Alfieri Carmine più 9, all'udienza del 10 aprile 94 innanzi al Tribunale di Napoli, quinta sezione penale. Confermate queste dichiarazioni? Sì. Ed infine avete reso dichiarazioni. Sì, innanzi alla settima sezione penale del Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di Autorino più 1. Confermate anche queste dichiarazioni? Sì. Benissimo. Comunque, con l'occasione, Cuomo, ricordo che lei in qualità di imputato ha facoltà di non rispondere alle domande che le vengono rivolte. Io rispondo, signor Presidente. Prego. Allora, comunque, Cuomo, avvertito di questa facoltà, voi riconfermate tutto quello che avete detto fino ad ora? Sì. Allora, innanzitutto, Cuomo, vorrei che voi mi parlaste, ove siete in grado di farlo, dell'omicidio di Casillo Vincenzo. Voi avete partecipato a questo omicidio? Io direttamente a questo omicidio non ho partecipato, però ho preso parte, diciamo così, preso parte di alcune cose che ora vi racconterò. Sì, no, allora però cominciamo che... Cuomo? Sì. Vorrei, cioè, atteniamoci così ad una regola, cioè io innanzitutto vi faccio le domande, poi voi mano a mano ampliate, però partiamo dalle domande che vi faccio io, non so se rendo idea. Va bene. Allora, innanzitutto voi siete in grado di riferire, diciamo,
eravate all'epoca dell'omicidio Casillo, eravate entrato da molto tempo nell'organizzazione Alfieri? Da qualche annetto. Da qualche? Da qualche anno. Da qualche anno. Potete specificare innanzitutto quali furono le motivazioni dell'omicidio di Casillo? Guarda, le motivazioni dell'omicidio Casillo, come ricordo, era un cutoliano, che era un cutoliano che aveva molti rapporti con referenti politici. All'epoca ricordo che si dava la caccia al Casillo, si dava la caccia perché era un cutoliano, dottore. Voi avete partecipato a questa caccia a Casillo? Ma guardate, io personalmente, pur se mi ho trovato qualche volta per le nostre, diciamo così, non a Roma, per le nostre zone, ma che io ho partecipato direttamente all'azione di Casillo non ho partecipato. Siete in grado di riferire, diciamo, anche per averlo appreso da altri, attraverso, come dire, quali furono, per quale... Ecco, diciamo, quale fu l'elemento decisivo che favorì poi il ritrovamento, diciamo così, di Casillo e quindi il buon esito della caccia a Casillo? Sì, mo vi spiego subito. Ricordo che c'è stato Cillari che era, diciamo così, era della Campania, che stava a Roma, che era, diciamo così, che era un costruttore. Lui aveva, diciamo così, era amici di Casillo e, diciamo così, dei cutoliani all'epoca. Ricordo che lui all'epoca fece sapere a Carmine Alfieri, a Citarella, che c'aveva un buon rapporto, e a Pasquale Calasso, che il Casillo Vincenzo, un irone, si trovava a Roma. E così ricordo che si riunì di partecipare a questo omicidio. Si dette un contributo solamente generico o dette un contributo anche più specifico, che voi sappiate? Ma io direttamente, dottor? No, che voi sappiate, per averlo appreso pure da altri. Cioè, avete detto, Cillari dette l'indicazione che si trovava a Roma. Disse solo che si trovava a Roma o disse pure dove si trovava, sostanzialmente? Ma disse pure dove si trovava, quello che... ma io non lo ricordo, però, non dottor, avete disse pure dove si trovava il Casillo. Sì. Sentite, sapete Cillari, siete in grado di dire Cillari con chi aveva rapporti nell'ambito dell'organizzazione? Sì, io ricordo con Pasquale Calasso, Gino Citarella, Carmine Alfieri, questi qua, Citarella. Senta, lei conosce Ciro Maresca? Sì, io lo conosco, sì, con Ciro Maresca anche, sì. Vi risultano rapporti tra Ciro Maresca e Cillari? Ma io prettamente non l'ho mai visto assieme, però sapevo che si vedevano assieme Cillari e Maresco, ma io personalmente non l'ho visto. Vi risultano rapporti tra Cesarano Ferdinando e Cillari? So che si incontravano, quindi, detto, insomma, ma io personalmente con Cillari non l'ho mai visto. Avete notizie quindi generiche sul punto. Allora, ora sì. A questo punto... Dite quale fu il vostro ruolo in tutta questa vicenda, cioè voi di che cosa foste incaricati? Ma io fui incaricato sia da Carmine Alfieri, da Cesarano Ferdinando e da Giuseppe Ruocco, ricordo, che si doveva prendere dell'esplosiva a Torino da un certo Gianni Ocatanese, e diciamo così, da un certo francese che all'epoca era amico di Gianni Ocatanese. E niente, io partii col camion a Torino, che avevo un appuntamento con Giuseppe Ruocco e Cesarano Ferdinando all'epoca. Niente, ci demmo questo appuntamento sia al mercato ortofrutticolo di Torino, e così lì incontrai a questo, diciamo così, questa Gianni Catanese, che io già lo conoscevo, che lui già aveva prelevato altre volte delle armi. Niente, così mi dietro, diciamo così, un borsone che ci stava, diciamo così, questo esplosivo dentro col detonatore. Così io lo consegnò, portando a Torino, lo consegnò a Piazzolo di Nole, a loro, a Cesarano Ferdinando e a Giuseppe Rocco. Senta, lei ha detto quindi che ricevette l'incarico di recarsi a Torino, va bene? A Torino, sì. Materialmente chi incontrò? Incontrò il catanese, il francese o tutti e due, voglio dire? Quello che ricordo io, incontrò il catanese e Giuseppe Ruocco e Cesarano Ferdinando.
E li incontraste dove? Volete ripetere un attimo, scusate? A Mercato Ortofrutticolo di Torino. Perfetto. Dove vi recaste quindi direttamente, diciamo, portandovi a Torino? Cioè voi partiste? Direttamente a Torino. Ok, perfetto. Dottore? Sì. Senta, il questo francese, va bene, al quale vi si è riferito, voi materialmente lo conoscevate? Sì, l'ho visto precedentemente, l'ho visto sì precedentemente, se sì, dopo, diciamo così, dopo la morte di Casino, l'ho visto sia dalla Piazzola di Nola, stava insieme a Giuseppe Rucca e qualche volta ad Alfieri, prima e dopo. Nella circostanza in cui lo vedeste era solo o era accompagnato quando lo vedeste a Piazzola di Nola? Quando lo vedeste a Piazzola di Nola era accompagnato da Giuseppe Rucca e da Gianni Catanese. Perfetto. Senta, e in occasione, lei ha detto quindi che l'ha visto prima e dopo l'attentato a Casillo, giusto? Sì. Se può collocare nel tempo un attimo la prima volta in cui lo incontrò, cioè prima dell'attentato a Casillo, cioè quanto tempo prima dell'attentato a Casillo lei lo incontrò? Ma diciamo così, io sono partito per Torino diciamo verso la fine dell'82, fine dell'82, l'ho incontrato diciamo così un po' prima, così inizio di dicembre dell'82, dottore. Sì, ho capito. Quindi nell'occasione si discusse dell'omicidio e quindi dell'attentato da eseguire in danno di Casillo? Ricordo che loro, diciamo così, chiesero questo consegno che il francese, non lo so, che ce l'aveva già lui, già attivava queste cose, lui chiesero questo esplosivo e il consegno al francese, ricordo, e loro ricordo che gli dissero che serviva per Vincenzo Casillo, perché una volta eliminato a Casillo, ricordo che, diciamo così, che era si doveva fare un colpo eclatante. Ho capito. Lei ha detto che a Torino ricevette sì, insomma, esplosivo e congegno, no? Diciamo così. Ricorda, e se l'ha detto, se lo può riprecisare, materialmente come le fu consegnato questo materiale? Cioè in un contenitore? Come? Io ricordo che era un borsone e stavo dentro un borsone chiuso, me l'hanno consegnato a me e io l'ho consegnato a Giuseppe Ruc e a Cesarano Ferdinando e Piazzolo di Nova. Senta, all'interno del borsone c'era solamente l'esplosivo e il detonatore oppure c'erano anche altre armi? Non lo so preciso, perché io mi sono recato pure un'altra volta a prendere le armi sia dal francese sia da Gianni Catanese, sempre da loro sia a Torino. Quel momento io non l'ho aperto il borsone per vedere se ci stavano pure le armi dentro. Ho capito. Senta, quindi lei non aprì neanche il borsone per verificare se ci fosse l'esplosivo e il detonatore? Lo prese e lo consegnò come fece? L'ho preso e lo consegnai a Piazzola di Nola, tornando da Torino col camion a Piazzola di Nola, che a Giuseppe Rucca e a Cesarano Ferdinando, perché poi loro partirono pure loro per Piazzola di Nola subito dopo consegnato questa roba. Loro già mi aspettavano, perché stavano con la macchina, mi aspettavano già lì, perché arrivavo un po' più tardi. Ho capito. Che lei sappia, l'omicidio adoperato per l'attentato a Casillo fu adoperato interamente per quell'attentato o ebbe anche altri impieghi, voglio dire? Ma sì, avrebbe altri impieghi perché un altro attentato così si doveva fare il fratello di Salvatore Di Maio, Antonio Di Maio mi sembra che si chiama, e così mi ricordo che lui portando la macchina dal meccanico fu scoperta questa cosa e se ne accorsero, se ricordo bene, e non saltava la macchina in aria. Senta, per concludere la fase preparatoria, vorrei sapere, lei ha detto che che lei ebbe appunto occasione di incontrare queste due persone appunto anche a Piazzola di Nola. Lei sa se sia il catanese che il francese
alloggiavano in zona quando venivano a Nola o quando vennero a Nola? Ma guardate, a volte si appoggiavano sul Castelsandro di Luigi Romano, e a volte li appoggiava pure Giuseppe Ruocco. Senta, l'hotel Castelsandra di Luigi Romano era utilizzato, come dire, da appartenenti all'organizzazione? Sì, ero, diciamo così, che ci andavano un po' tutti, diciamo tutto il gruppo, una volta ci andavo io, altre persone come Cesarano, come Ruocco, come Autorino, ero partecipato pure da altre persone del gruppo. Ed erano registrati i componenti dell'organizzazione quando si recavano presso questo albergo, insomma, come presenza? Quello che ricordo io no, perché alla meglio parte no, eravamo quasi sempre o latitando oppure mai registrati. Senta, lei ha detto che non ha partecipato materialmente all'azione che portò all'eliminazione di Casillo, sotto il profilo della, quindi nella sua parte finale. Sa chi materialmente vi partecipò? Sì, il Gino Citarel, Cesarano, Autorino, Giuseppe Rucca e Ettore Miranda. Come fa a sapere la composizione di questo nucleo? Guardate, parlando che erano amici, parlando con loro, sia con Cesarano, sia con Ruocco, sia con Motorino, mi hanno detto tante di quelle volte, dottor. Ma lei sa come loro si portarono a Roma? Ma guardate, io, quelle che ricordo io, partirono dal Via Mulino, da un parente di Carmine Alfieri, che ci ho consegnato pure una macchina, di quelle che ricordavo, una 127, che partirono insieme con la macchina con Gino Citarelli. Cioè, con quante macchine partirono complessivamente? Non ho capito. Quelle che ricordavo, una macchina di Gino Citarelli che era pulita, un'altra macchina rubata, era una 127. Poi non l'ho visto quando, per esempio, si hanno portato pure altre macchine, no, dottor. Vabbè, quindi due macchine sicuramente. Sì. Giusto. Siete in grado di dire materialmente chi procedette alla preparazione dell'ordigno esplosivo? Come no, Ettore Miranda, che ha fatto pure parecchie preparative, perché lì dovette fare, diciamo così, una specie di cassette per metterlo sotto la macchina, il congegno, diciamo così, col tritol e poi col telecomando fare delle prove, perché ricordo che fece più di una prova Ettore Miranda, che era pure a corrente per scuole Calasso. Sapete chi materialmente a Roma azionò il congegno? Giuseppe Ruocco. Si ricorda se, le fu raccontato, se vi furono problemi poi nell'azionamento del congegno a Roma? Presidente, chiedo scusa, c'è opposizione nel senso che il pubblico ministero, trattandosi di affermazioni di relato, cortesemente, come prevede il codice, dovrebbe anche chiedere da chi avrebbe appreso il cuomo queste cose? No, ci sono state due o tre passaggi in cui non si è fatto. Due o tre passaggi non è. Alla fonte. Allora, se possiamo acquisire anche la fonte, l'ha detto, ma come l'avvocato forse vuole che si ribadisca questo fatto. Allora... Sì, allora, cuomo, volevo sapere. Per quanto riguarda la preparazione dell'ordigno da parte di Miranda, è una cosa che risulta a voi personalmente o che avete appreso da altri? Ma guardate, l'ho preso dagli altri, perché se ne parlava tutti i giorni, perché io stavo con loro tutti i giorni, dottore. Ho preso sia da Alfiere, sia da Pasquale Calasso, da Cesarano, perché ci furono parecchie prove, perché l'Ettore Miranda doveva preparare questa cassetta per mettere sotto la golfa del Casillo e provare col telecomando se funzionava o no. Perfetto. Per quanto riguarda viceversa l'azionamento del telecomando a Roma da parte del Rucco, questa è una cosa che avete appreso da chi? Ma sempre dal Rucco, che ho preso perché ci fu un po' di problemi, perché mi ricordo come mi parlava il Rucco, il Cesarano, il telecomando non voleva funzionare, ricordo che dovette andare, diciamo così, abbastanza vicino per far saltare questa macchina con Casillo dentro, con Mario Uomo. Va bene.
E allora abbiamo chiuso l'omicidio Casillo. Cuomo, voi conoscete Marra Pasquale e Marra Mauro? Sì. Ci potete dire innanzitutto chi erano queste persone? Gesù. Diciamo così, che era Marra Mauro era un cutoliano legato a Pasquale Scotti e Marra Pasquale era il fratello di Mauro Marra. Voi avete partecipato all'omicidio di Marra Pasquale? Sì, ho partecipato io direttamente. Ecco, innanzitutto se volete spiegare quali furono le ragioni di questo omicidio. Poi lo spiego subito. Ricordo prima cosa che era un cutoliano il fratello di Mauro Marra. Ricordo che Antonio Moccia, il fratello di Angelo Moccia, stava in Afragolla e l'Angelo Moccia si trovava quei periti alla masseria di Carmine Fiore perché era latitante. Niente, un giorno venne, ricordo che venne lui e un'altra persona, un certo costruttore Mimì Schizofene, come si chiamava, che lo conosco molto bene io, ma però non lo conosco di cognome, e venne a dire che ci ammazzarono un amico suo, e lui diceva che questo amico suo ci erano ammazzato in Pasquale Scotti insieme a Mauro Marra. Niente, lui... No, scusi, però deve presentare siamo un uomo... Precisiamo un po' meglio. Cioè, allora, sposi pubblico ministero, in sostituzione l'avvocato Abbet d'ufficio, l'avvocato Pellegrini. Quello ve la danno loro. E all'avvocato non funziona il microfono. Avvocato Ducci, l'ha acceso? Non si accende, evidentemente vedo un po' se la spina è inserita bene. Ma pure quella a fianco non funziona. Se non si accende, se no non telefonava, no? Sì, allora me la chiediamo. Funziona solo quello dell'avvocato Abbet, per un privilegio che si è guadagnato sul campo, credo. È l'unico, infatti. Vuole provare anche l'altro, per favore? Sì, anche l'altro. È la seconda. Ecco, ecco, ecco che si è accesa. Ecco. Ah, ecco, grazie. Presidente, scusi, io prima che eventualmente lo dimentichi, diciamo, ove i verbali dibattimentali, i verbali contenenti le dichiarazioni dibattimentali che Cuomo ha confermato non siano stati già prodotti, io ne chiedo comunque certo, l'acquisizione, ma comunque dovrebbero essere già stati prodotti. Allora posso andare avanti? Prego. Cuomo, no, scusate, volevo un attimo interrompervi, perché voi avete detto che venne Antonio Moccia nel rifugio di Alfieri, accompagnato innanzitutto, non ho capito da chi. Nuovamente non da un certo Mimì Schizofenica di Afragolla, all'epoca ricordo faceva il costruttore, da me conosciuto molto bene, perché lo vedevo spesso, volentieri, dai fratelli Moccia. Benissimo, e questo l'abbiamo capito. Poi avete detto che qualcuno si lamentò dell'uccisione di qualcun altro. Allora, chi materialmente si lamentò? Antonio Moccia o Mimì Schizofrenico? Si lamentò Antonio Moccia, ecco. Che aveva subito questa morte dell'amico suo, dal fratello quando vennero da noi, si lamentò di questa morte dell'amico che Pasquale Scotto e Mauro Mari ci avevano ammazzato questo amico suo. E così si ne parlò di ammazzare il fratello di Mauro Marra, che lavorava di una rosticceria a casa nuova, un po' distante dalla casa dei fratelli Moccia.
Per quanto riguarda la persona che era stata uccisa, amico di Moccia, diciamo, voi siete in grado di riferire qualcosa, diciamo, sulle come dire, modalità di questo omicidio, per esempio dove fu, se il cadavere fu rinvenuto, dove fu rinvenuto? Quello che ricordo io fu rinvenuto, diciamo così, verso Caserta di un di una vasca un attimo, gemelle, un attimo, se lo ricordo bene, dottore. Grazie. No, vorrei sentire la... Era finita. Cioè. Voglio sapere se lui sapeva se l'amico di Moccia, diciamo, della cui morte si parlò, se il cadavere dell'amico di Moccia della cui morte si parlò era stato rinvenuto e se sa qualcosa delle modalità di questo omicidio. Punto e basta. Ma questo in secondo momento ho saputo che è stato rinvenuto di una vasca di cemento, dentro una vasca di cemento morto. Niente, che erano, gli autori erano Pasquale Scotto e Mauro Marra. In che zona era stato ritrovato? Se ricordo bene, Caserta. Va bene. E delle modalità dell'omicidio? È andato, va via di continuo, mi scusi. Che quando lei accende il microfono, poi non lo deve subito dopo spegnere quando non comincia, quando sente che la voce non... perché c'è un tempo morto che deriva dalla sua attivazione del microfono alla loro linea, perché sennò si verifica sempre questo inconveniente. Prego. No, dicevo, siete in grado di riferire qualcosa, diciamo, sulle... modalità dell'omicidio, cioè in particolare fu un agguato, non so, qualcosa, ha capito che voglio dire? Omicidio di chi? Di questo amico di Antonio Moccia. Se ricordo buono fu sequestrato da questi due, da Mauro Marra e Pasquale Scotti, e ucciso, diciamo così, messo in dentro questa vasca gemella. Vabbè, mi basta questo. Abbiamo detto che si discusse di questa richiesta di uccidere questi responsabili. Può specificare meglio i termini in cui e le circostanze in cui si discusse di questo argomento? Dottore, se ricordo bene, un giorno stavamo alla masseria di Carmine Alfieri, che c'è Angelo Moccia, già si trovava lì perché lui era latitante, e venne questo Antonio Moccia insieme a questo amico costruttore a riferirci questa cosa. E niente, così se ricordo che lui disse che si impegnava a vedere dove questa persona, il fratello di Mauro Marra, Pasquale Marra, dove più o meno dove lavorava, dove non lavorava, per metterlo a punto per l'ammazzarlo. Per una precisazione a proposito del lingua del verbale, quando lei dice lui chi? Signor Presidente, io Autorino, Carmine Alfieri, no, Angelo Moscia. Antonio Moscia, lei ha detto Marzio Sepe. Mi ascolti uomo, lei ha detto lui riferì che avrebbe fatto eccetera eccetera, questo lui chi è? Antonio Moscia. Ora, appunto, a questa, in occasione della prima venuta di Antonio Moccia, cioè quando venne col costruttore, chi era presente? Era presente io, Cesarano Ferdinando, Carmine Alfieri, Angelo Moccia e Autorino, e Esteve Marzio.
Fu nel corso di questo incontro che si decise di uccidere i responsabili. Pasquale, il fratello di Mauro Marra, dove più o meno dove lavorava, dopo un po' di tempo venne di nuovo il Moccia Antonio per riferirci più o meno lui dove lavorava, dove non lavorava, tutti questi, diciamo così, come fare per ammazzare, per organizzare, diciamo così, l'omicidio di Marra. Perfetto. In occasione di questa seconda visita da parte di Antonio Moccia, le ricorda i presenti e chi partecipò alla successiva discussione? Dottor, se ricordo bene, erano sempre gli stessi, io, Savo Antonio Moccia, Angelo Moccia, in Cesarano Ferdinando, Marzo Sei, Carmine Alfieri, Autorino, questi erano più o meno, dottor. Okay. Senta, lei ricorda se le frequentazioni di Antonio Moccia in quel periodo, se le frequentazioni di Antonio Moccia da parte di Antonio Moccia della masseria di Alfieri avvenivano con una certa continuità o erano eccezionali? No, ricordo che veniva spesso volentieri Antonio Moccia a trovare il fratello, perché lo metteva a corrente, diciamo così, tutte le cose che succedevano in quella zona di Afragola. Ma al di là di questa, diciamo, funzione informativa, perché aveva un ruolo nel gruppo Moccia, Antonio Moccia? Come no, sì, aveva un ruolo abbastanza, come diciamo, abbastanza, un ruolo che, non so, come il fratello. Allora, quindi, voglio dire, nel corso di questo secondo incontro, Antonio Moccia ritornò da solo o, diciamo, accompagnato? Allora, ritornava sempre con questa persona, perché poi lui ci ha prelevato a tutti noi del gruppo che dovevamo commettere questo reato e ci recammo, diciamo. Vabbè, quindi ritornò con lo schizofrenico, scusi. Vi disse dove lo aveva trovato materialmente, dove era reperibile questo... Sì, ricordo che lui disse che era reperibile, diciamo così, in questa rossicceria a Casanova, un po' distante dalla casa sua a Fragolla, insomma in pochi chilometri da casa sua, e così noi organizzammo subito e partimmo, diciamo così, per sequestrarlo, per ammazzare il fratello di Mauro Marra. Quando lei dice noi partimmo per sequestrarlo, chi partiste? Ma ve lo spiego subito. Partimmo da Piazzolla di Nola, partimmo, ci stava Antonio Moccia che si fece strada insieme a questo costruttore, sì. Poi ci stavo io, ci stava Autorino Giuseppe, ci stava Giuseppe Ruocco e Cesarano Ferdinando, ce ne andammo a Fuorigrotta, perché all'epoca Marzio Seva svolgeva la sua latitanza a Fuorigrotta, un appoggio di Antonio Malvende. Ci recammo da lui lì, prendemmo lui e ci recammo sul posto a Fragolle Casanova, dove sequestrare questa persona, Mauro Pasquale. Vi ricordate con quanti mezzi vi portaste ad Afragola? A Casanova, a Fragolle, dove esattamente, scusa? A Fragolle Casanova, dottore. E quindi con quanti mezzi vi portaste lì? Io ricordo che c'eravamo due macchine, quella macchina, una rittima e un'altra macchina, due macchine erano. Sul punto però vi faccio una contestazione, perché voi dichiaraste il 18 febbraio 1994, dice, poiché era deciso che doveva partecipare all'azione anche Marzio Seipe, a bordo di tre macchine ci portammo dapprima a Fuorigrotta. Ora, insomma, la circostanza, se la ricordate, erano due o erano tre macchine? Dottore, aspettate, ma erano tre macchine, sì, perché ci stava Antonio Moccia con una macchina, un'altra macchina, due macchine partimmo noi da Piazzolla di Nola. Ah, perfetto, benissimo. Allora, andiamo avanti. Quindi arrivaste ad Afragola, dove stava questo qui, e avete detto che cosa faceste? Niente, ci stava Antonio Moccia che ci fece vedere un po' tutta la situazione alla rosticceria, perché ricordo bene che lui lavorava in questa rosticceria, questo Pasquale Marra usciva e entrava da questo posto della rosticceria, perché ricordo ci stava un giro rosso fuori, e ricordo che ce lo fece notare più volte che era quella persona un po' grassa, c'aveva una ventina d'anni. E ricordo niente, subito dopo, visto un po' dopo poco tempo, così che stammo lì, decidemmo subito, io insieme a Autorino,
No, io, Sepe Marzio e Cesare Ferdinando entrammo in questa rossicceria e lo sequestrammo. Lo sequestrammo e lo portammo nella nostra macchina, questa rittima. E così con le due rittime ci allontanammo, diciamo così, qualche chilometro più avanti, che ci stavano delle terre, e così lì lo interrogammo più o meno della morte dell'amico di Antonio Moccia, che stava pure presente Antonio Moccia, e questo amico costruttore, e insieme a Peppe Rucca e Autorino pure, che poi ci recavamo tutti sul posto. Senta, ma il sequestro materialmente con quali modalità avvenne? Niente, fingemmo noi che eravamo i carabinieri, eravamo carabinieri che ci doveva seguire in caserma. Quindi voglio dire, entraste a viso scoperto in questa rossicceria? Sì, io e il Cesarano entrammo tutti e tre in viso scoperto, sì, in marzo sì. Lo bloccaste in qualche maniera? Quello che ricordo io, diciamo che eravamo carabinieri, ferma, deve venire per un controllo in casermi con noi. Lui, senza reagire, venne subito con noi. Lo portammo subito in macchina nostra. Sì, no, ho capito, intendevo dire un'altra cosa. Dico, lo afferraste, come lo assicuraste? Ma ricordo normalmente, come si fa un arresto per un controllo. L'abbiamo fermato, l'abbiamo portato con noi, ci abbiamo portato tutto. Vi faccio anche una contestazione. Dice, bloccammo il giovane, sempre lo stesso verbale di interrogatorio del 18 febbraio 94. Dice, bloccammo il giovane incuranti nel caos che si creò, e dopo avergli messo delle manette ai polsi lo trascinammo in una delle nostre due macchine. No, appunto, queste cose valgono anche, lo ammanettaste o non lo ammanettaste? Sì, l'ammanettammo, sì, dottore, l'ammanettammo e lo portammo via. Allora, volevo chiederle se voi, personalmente, e gli altri che erano venuti insieme a voi, lo conoscevate a questo signore di vista? Io personalmente non lo conoscevo, non l'ho mai visto, dottore. Quindi chi è che aveva la c'era qualcuno che aveva la funzione di indicarlo, di indicarvelo? Detto prima, dottore, Antonio Moccia. Ah, va bene, perfetto. Senta, voi avete detto che praticamente, diciamo, portaste questo Marra nelle campagne e lì lo tratteneste. Che cosa disse quando gli faceste le domande, cioè quando lo interrogaste? Ma lui si dichiarava estraneo a tutte le cose del fratello, di Pasquale Scott, dove stavano, dove non stavano. Insomma, si dichiarava innocente lui. Come infatti, non potendo più mandarle via, ricordo che Marzio Sepe prese la sua 38 e lo sparò un colpo in testa. E così facemmo la fossa e lo sotterrammo, dottore. Volevo chiedervi... Silenzio! La decisione di uccidere il Marra prescindeva dalle cose che doveva dire, era stata già assunta la decisione finale era aperta in relazione a quello che il Marra avrebbe detto? Ma già era che partiva già che si doveva essere ammazzato, dottore, ma pure che lui si è dichiarato innocente, si ammazzava lo stesso. Ho capito. Finito l'omicidio, quindi completato l'omicidio e sotterratolo, che cosa faceste? Ricordo che io a Ferdinando Cesarano ci recammo in fuorigrotta a accompagnare Marzio Sepe e Antonio Moccia e quell'altro accompagnavano Torino e il Giuseppe Rucca a Piazzolo di Nola. Noi ci recammo, dammo tutte le armi a Marzio Sepe che avevamo con noi. Li dammo a Marzio Sepe, lo portammo sul suo posto dove stava e noi ci recammo, io e Ferdinando Cesarano, con la macchina che sequestrammo il Marra, che lasciamo la macchina due o tre uscite dopo fuori grotta e ce ne andammo a casa di Ferdinando Cesarano, dormimmo lì alla sera e il mattino appresso ci recammo verso dove stavano le nostre famiglie in villeggiatura.
Avete detto, può essere che mi è sfuggito, con che pistola fu esploso il colpo da Marzio Sepe? Una calibro 38. Va bene. Confronto. Ok. Iniziamo. Senta, voi avete partecipato o potete riferire qualcosa dell'omicidio di Annunziata Luigi? Sì, io posso riferire poche cose, ho sentito dire dall'aiola che ho feci che bruciai una macchina. Ditemi allora, che cosa potete riferire di questo fatto? Niente, posso riferire che nell'anno 82-83 venne Lailo Costantino a casa mia, conducente che lui e insieme a Cesarano Ferdinando e Visciano Angelo erano, diciamo così, ammazzarono un certo Annunziato che, di San Giuseppe, e disse vicino a me se mi potevo recare a casa di Ferdinando Cesarano, che mi aspettava alla sera, Gaetano Cesarano, per bruciare questa macchina. E così fu fatto, io mi recai dal Cesarano Gaetano, così prendemmo la macchina di Gaetano Cesarano, la portai fino sul posto in frazione Madonna di Fracella di Bosco Reale, così la bruciammo e ce ne andammo. Questo era tutto il caso, più o meno quello che so. Quando si portò da voi l'aiola, vi dette, voglio dire, vi riferì qualcosa dell'omicidio di questo Annunziata Luigi? Vi disse, per esempio, perché era stato ucciso? Ma se ricordo bene, questa persona che era, diciamo così, stava di fronte a Salvatore Avinicolo, che era il suocero di Salvatore Alfieri, che ci avevano pure una boutique di, mi sembra, di benderie, non mi ricordo, di bengherie, che cosa avevano, e niente, disse che questa persona doveva morire perché poteva dare appoggi, aveva dato appoggi, non ricordo bene, una cosa di questa, appoggi per Salvatore Alfieri, una cosa di questo, non lo ricordo. Appoggi per Salvatore Alfieri, cioè a Salvatore Alfieri si era appoggiato da lui? No, disse più o meno quello che ricordo, precisamente non lo ricordo, precisamente mi disse che, mi sembra che mi disse che aveva dato appoggio per Salvatore Alfieri, perché Salvatore Alfieri stava a 10 metri, diciamo così, da questa boutique. Cuomo, manca un piccolo problema, cioè manca un piccolo particolare. Voi avete detto che questa persona aveva dato appoggi per Salvatore Alfieri. Perché? Sì, lo sto dicendo, dottore. Ho capito, però state dicendo una cosa che, diciamo, che non si capisce bene. Cioè, quindi era un amico di Salvatore Alfieri, questo Annunziata Luigi? Perché aver dato appoggi per Salvatore Alfieri significa che gli faceva il piacere di farlo appoggiare da lui. Non so se rendo idea. Oppure era, diciamo, coinvolto in qualche vicenda che lo rendeva nemico dell'organizzazione? Ma guarda, che significa, diciamo, aveva dato appoggi per Salvatore Alfieri? Scusate, che significa aveva dato appoggi per Salvatore Alfieri?
perché Salvatore Ferri è stato ammazzato nel ristorante Salvatore Avinigra del suocero e lui, avendo la boutique vicina, ha dato appoggio ai killer per ammazzare il Alfieri. Alfieri aveva dato appoggio ai killer, non aveva dato appoggio a Salvatore Alfieri. Ai killer, sì, è tutto, l'ho detto prima. Vi sapete se questo annunziato Luigi svolgeva una qualche attività economica? Ricorda a livello di ginseria Zip, se non mi sbaglio, dottore. Senta, l'ultima cosa le voglio chiedere. Quando lei si recò con Gaetano Cesarano a bruciare la macchina, procedevate sulla stessa autovettura voi e Cesarano? No, io ricordo che ho preso la macchina, questa macchina per bruciarla, e lui con un'altra macchina mi seguiva dietro, e ci recammo verso Bosco Reale, una frazione di Bosco Reale, Madonna Fracella era chiamata. Niente, ci portammo la macchina lì, io la bruciai e me ne andai insieme a Gaetano Cesarà. Perfetto. Questo è responsabile. Avete partecipato all'omicidio di Casillo Domenico? Sì. Chi era questo? Guardate, che mo che ricordo bene, Casillo Domenico era un cugino di Vincenzo Casillo, detto Nirone. E niente, ricordo che doveva essere ammazzato perché era un parente di Vincenzo Casillo, perché era un cutoliano. E ricordo queste cose qua, ricordo, dottore. Ricordate più io o meno... partecipato io direttamente a questo omicidio. Sì. Ricordate più o meno in che periodo fu ucciso? Sì, diciamo così verso 83. Se ricordo bene 83 in estate. In estate. Come foste incaricato di partecipare all'omicidio di Domenico Casillo? E da chi? Ma guarda, fui incaricato da Carmine Alfieri e Cesarano Ferdinando, che all'epoca ha partecipato pure Cesarano Ferdinando. Ricordo che facevamo un appuntamento con Gaetano Mercurio di Sant'Antonio Abato, niente, perché lui aveva contatto con questa persona che c'aveva il supermercato, Domenico Casillo, c'aveva il supermercato a Torre Annunziata, perché questo Mercurio, non so, comprava dei pelati, li vendeva, e Gaetano Mercurio... Così facemmo, prendemmo un appuntamento con Gaetano Mercurio, con Casillo, di portarla da una, diciamo così, da una fabbrica di pomodoro di fronte alla casa di Pasquale Loreto, un certo Coppola, e così, diciamo così, così facemmo e lo portammo lì. Sul punto poi torniamo. Volevo chiedervi prima un'altra cosa, cioè l'incarico di uccidere Casillo Domenico, voi materialmente dove lo riceveste? Ma sì. che ricordo io, dottore, che stavamo un giorno alla masseria di Carmine Alfieri, ecco. E ho ricevuto anche Cesarano Ferdinando. C'era anche Ferdinando Cesarano? Sì. Vi ricordate se vi erano anche altre persone presenti? Ma tu, se ricordo bene, stavamo io, Cesarano Ferdinando, Laiola, questi qua, se ricordo bene, dottore. Senta, Mercurio... Il Cavo del Leopardo. Prego? Vabbè, Mercurio... Stavo io... Vabbè, no, voglio sapere una cosa, voglio dire, Mercurio, che poi successivamente, diciamo, partecipa in qualche maniera, come avete voi detto ora, al piano per eliminare il Casillo, era presente in quell'occasione? Era presente, sì, in primo momento ricordo che prendemmo un appuntamento e lo portammo da Carmine Alfieri. Prendiamo poi a portare a Carmine Alfieri, parlato pure con Carmine Alfieri, Gaetano Mercurio, perché era amico suo, diciamo amico suo questo Domenico Casillo, si conoscevano, erano conoscenti, abbiamo portato diciamo così da Carmine Alfieri, abbiamo parlato con Carmine Alfieri e poi in secondo momento abbiamo fatto tutto il piano per come doveva succedere questo omicidio. Avete riferito quello che fu il ruolo del Mercurio in questa vicenda, cioè avete detto che il Mercurio prelevò il Casillo e lo portò in un luogo convenuto. Non si è capito, non ho capito bene dove lo portò materialmente. Lo spiego subito.
Il Gaetano Mercurio si recò a Torre Annunziata, dove stava lui col supermercato Domenico Casillo. Sì. Lo portai, ma diciamo così, a scafati in una fabbrica di pomodoro chiamata Coppola, che di fronte alla casa di Coppola ci stava la casa di Pasquale Loredo, e così lo portai sotto il, diciamo così, sotto la casa di Pasquale Loredo, che c'era un garage, così noi l'aspettammo, io, il Cesarano, il Laiola, il De Godo Leopold, il Loredo, e se non sbaglio c'era anche Cesarano Gaetano. E lì, quando l'ho portato lì, abbiamo sequestrato e tenuto fino all'imbrunire, e così lo portammo in una terra, e così lo sparammo, Cesarano lo sparò una botta del 38, e così bruciammo la macchina. Questo è tutto il... Sì, no, volevo solo capire una cosa, perché mi sembra che c'è una piccola... cioè, lo portaste a casa di Pasquale Loreto o lo portaste nella fabbrica di pomodori? Questo mi manca, non ho capito bene. Colpa mia, come... Sì. Vi spiego subito, perché la casa di Pasquale Loreto passa solo la strada in mezzo e c'è pure la fabbrica di Gaetano Coppola, sì. Allora è stato portato, detto che si doveva andare a vedere delle pelate da Coppola, ma l'ho portato a casa di Pasquale Loreto, sotto casa di Pasquale Loreto, che c'era un garage. Ora ho capito, quindi fu mantenuto in un garage, sì. Avete detto. Volete un attimo ripetere, perché prima è stato un po' troppo veloce, quali erano le persone presenti che mantennero in sequestro il Casillo? Ve lo dico subito. Io, Cesarano Ferdinando, Pasquale Loredo, Lailo Costantino, Del Gaudo Leopoldo e, se non sbaglio, Cesarano Gaetano. E, scusatemi, e Gaetano Mercurio che cosa fece poi, dopo averlo accompagnato? Se ne andò o rimase? Quello che ricordo io, rimanì fino a un certo orario, poi lui se ne andò, perché facemmo tutto, diciamo, questi nomi che vi ho detto appena, lo portammi, diciamo così, in questa terra un po' distante, da, diciamo, portai nella terra verso Sant'Antonio Abate, che è alla spalla del macello di Abbagnale Giuseppe, e così lì lo ammazzammo. Benissimo. Verso che ora voi portaste il Casillo poi in questa campagna? Diciamo così, quell'epoca era, diciamo così, era di estate, diciamo le otto e mezza di sera. Ma insomma, all'imbrunire, diciamo così. Io così ricordo, così è, dottor, no, sì. Diciamo così, così è. No, ma io non sto dicendo niente. Volevo sapere poi... Se potete riferire, se siete in grado di riferire e di ricordare come materialmente vi portaste in questa campagna, a piedi, in macchina, cioè con quante macchine e così via. Ve lo spiego subito, con due macchine. La macchina di Casilla era un BMW grosso che non ricordo la cilindrata, è una jetta di Cesarano Ferdinando, all'epoca non c'aveva una jetta Cesarano Ferdinando, e ci recammo sul posto dove dovevamo ammazzare il Casillo. Ammazzato, sì. Il Casillo, ci recammo con la gente di Cesarano Ferdinando, perché stavamo un po' abbastanza vicini, non stavamo tanto lontani, ci recammo, ognuno ai fatti suoi. Ho capito. Materialmente il Casillo da chi fu portato in campagna? Da queste due macchine? Quello che ricordo preciso, io stavo io, Ferdinando Cesarano, che portavamo il Casillo in mezzo, dietro, sì. E ci sta il Pasquale Loreto e il Lailo Costantino. Tutti nella stessa macchina? Sì, e poi ci sta un'altra macchina che non mi ricordo se era Del Gaudo Leopoldo oppure Gaetano Cesarano, uno di questi due. Ho capito. Senta, fu in qualche maniera assicurato il Casillo in maniera tale che non potesse fuggire? Fu legato sostanzialmente? Sì, va bene, fu legato del nastro, diciamo così, dell'adesivo, del nastro, come lo vogliamo chiamare, e fu legato tutta la giornata e fu detto che l'avevamo portato lì perché, diciamo così, per un camion di champagne rubato, lui si deve comprato, diciamo così, abbiamo contato delle sciocchezze di questo genere qui, e mi è tenuto fino a sera, e rassicurandolo che di sera lo facevamo andare via. Ho capito. Senta, successivamente... Posso precisare un'altra cosa, se posso precisare? Sì, come no? Precisate. Che lui c'aveva un Rolex sul braccio e delle catenine d'oro che ci abbiamo rimasto con lui.
Ecco, successivamente all'omicidio, scusatemi se l'avete già detto, perché poi è difficile anche sentire in teleconferenza, il cadavere del Casillo che fine fece? Il cadavere fu bruciato in macchina, ho detto poi che ne so. Vabbè, cioè fu bruciato. Fu bruciato e basta. Va bene. Cuomo, voi avete partecipato all'omicidio di Carnevale, Carmine e Graziuso Francesco? Sì. Ecco, spiegate innanzitutto quali furono le ragioni di questo omicidio. Me lo spiego subito. Le ragioni dell'omicidio di Graziuso e Carnevale e Graziuso, come si chiama, non ricordo preciso. Niente, perché queste erano legate a Pasquale Scotto e Mauro Marra, che erano dei cutoliani. Ricordo che il romano Luigi della Calcobilt di Casoria, all'epoca aveva ancora i contatti con i cutoliani, con Nuoletta, mi ricordo con i cutoliani che gli versava dell'estorsione. Spesso e volentieri il romano si rivolgeva ad Alfiere per altre estorsioni, per altre cose. Un giorno ricordo che lo incontrò insieme a Carmine Alfiere e lui gli disse a Carmine Alfiere che lui aveva appuntamento proprio con Pasquale Scotti, che si doveva andare a ritirare una estorsione, doveva parlare una cosa del genere, e niente, così organizzammo questo reato. Scusate, vi voglio subito interrompere a questo riguardo. Quando Luigi Romano si recò da Carmine Alfieri a rappresentargli la possibilità di incrociare Pasquale Scotti, cioè, sostanzialmente quali erano le sue intenzioni? Quale fu il senso di questa prospettazione che Luigi Romano fece ad Alfieri? Ma quella che ricordo bene, Luigi Romano dice che lo faccio ammazzare io a Pasquale Scotto perché viene da me. Ricordo specificamente questa cosa, dottore. Ho capito, quindi era consapevole, voglio dire, Romano, della finalità che aveva l'offerta, che lui faceva a Carmine Alfieri? Era consapevole, sì. Era consapevole, sì. Allora, che cosa successe a questo punto? Niente, successe che quella che ricordo io bene, dottor, che fu più di una volta che ci recammo verso la Calcobilt, non solo una volta, mi sembra un paio di volte, quello che ricordo io, la Calcobilt, che doveva andare a questo appuntamento Pasquale Scotte e Mauro Marro, oppure altri cutoliani. Niente, un paio di volte mi siamo recato lì e non ci è andato mai. Ricordo che in secondo momento l'Alfieri, tornando a mandare a chiamare il Luigi Romano, ed condicente che gli fece capire specificamente che non doveva scherzare con noi di queste cose, doveva ammazzare queste persone e basta. Voi avete detto che vi portaste presso lo stabilimento della Calcobit. Io, se ricordo bene, si chiamava Calcobit di Casore, ma non ricordo. Era una caccia strutto a Casore, ma non ricordo se si chiama Calcobit o no. Vabbè, sul punto però vi contesto che nell'interrogatorio del 18 febbraio 94 voi indicaste la calcestruzzi come bitum betum. Betum. Esatto, bitum, dottor, ma non ricordo bene, o bitum biton, o calcobit, una cosa di queste, quella che ricordo io mi sembra la bitum biton, una cosa di queste. Cioè, per precisione, non. Allora. Con l'amor di Dio. Qua ci siamo. Vorrei però che voi facciate qualche ulteriore precisazione. Vorrei che facciate qualche ulteriore precisazione su quella che fu la fase, organizzativa dell'omicidio. Cioè,
si presenta Luigi Romano e fa questo annuncio a Carmine Alfieri in vostra presenza. La domanda è questa: dell'offerta che aveva fatto Luigi Romano si parlò poi in seno al gruppo? Ma come che si parlò? Si parlò tutti insieme. Io ricordo che mi ho trovato una sola volta che, diciamo così, che ne ha parlato Luigi Romano. Poi, come io sapevo dagli amici, da tutti gli amici miei, che parlavano una volta con Angelo, perché si vedevano frequentemente con Angelo Moccia e con Alfieri a livello di estorsione, che gli portava i soldi abbastanza continuamente, e ne parlavano spesso e volentieri, e stavano a corrente tutto il gruppo che abbiamo partecipato a questo omicidio, dottor. Sì, dico, al di là di questo aspetto, diciamo, della partecipazione materiale, cioè dell'offerta di Angelo, dell'offerta fatta da Luigi Romano, voi sapete se si parlò in seno, diciamo così, al gruppo dei capi dell'associazione? Ora non voglio entrare in logiche definitorie. I capi della con Carmine Alfieri, come no? E chi ne parlò? Cioè, chi è che si mise d'accordo con Luigi Romano? Ma guardate, quello che ricordo io, si mise d'accordo con Luigi Romano di seguire questa cosa, era Giuseppe Ruocco. Poi? Perché ricordo che Giuseppe Ruocco andava in continuazione lì per vedere tutta la situazione. Perché ricordo che Peppe Ruocco fu presentato pure, diciamo così, queste persone furono presentate pure a Peppe Ruocco durante un nostro appostamento lì per ammazzare queste persone. Fu presentato, mi ricordo, come un costruttore, come, non ricordo preciso bene come fu presentato, da Luigi Romano. Oh, sul punto vi faccio una contestazione. Il 18 febbraio 94 voi dichiarasse, dice, agli accordi con Luigi Romano parteciparono, oltre Alfieri, tutti i componenti del direttivo, vale a dire Moccia, Angelo, e l'avete nominato, Ruocco, Giuseppe... No, le dico subito, dottor. E dite. Fulvio Michel, la contestazione se... Dice, vale a dire Moccia, Angelo, poi Rucco, ve lo dice dopo, e poi dice Sepe, Autorino, Cesarano e Galasso. Ma una sera, presso la masseria di Via Mulino e Zio Luigi, vi assistetti anch'io, che mi trovavo in quel momento in rifugio al Fiore. Cioè, la domanda è questa... Innanzitutto completiamo che questa è una contestazione in relazione alla genericità della sua dichiarazione. Questo, sì, eh. Sì. Quindi ha sentito Cuomo che cosa lei ha dichiarato in sede di indagini preliminari a riguardo? Sì, ho dichiarato che sì, confermo questo, che mi trovai in questa appoggio di Via Mulina da un certo Sio Luigi, che venne il Romano, e ci trovavamo lì, stavamo io, Cesarano, Sepe Marzio e altre persone che adesso attualmente non ricordo, perché però ricordo tutto quel gruppo che abbiamo partecipato e azionato, diciamo così, ammazzato i fratelli. Sì, ma pubblico ministero sta cercando di comprendere se... della disponibilità manifestata da Luigi Romano si parlò in seno al consiglio direttivo e in che senso? Si parlò, signor Presidente, si parlò del direttivo di ammazzare ancora una volta sempre Pasquale Scotti, che venivano a un appuntamento per un'estorsione, e così ci organizzammo tutto il gruppo per andare sul posto dalla Bidumbidonna alla Cacciastruzzo per prelevare queste persone. Abbiamo detto quindi che vi recaste 2 o 3 volte, che poi a un certo punto Alfieri si scocciò e si chiamò a Luigi Romano, giusto? Sì. Come si materializzò poi l'omicidio dei due cutoliani? Niente, ricordo che una sera... ci trovammo alla masseria di Carmine Alfieri e lui ci disse che si doveva domani mattina si doveva andare a sequestrare, diciamo così, Pasquale Scotti e un'altra persona che andavano a appuntamento con Luigi Romano. Noi, decidendo tutto il gruppo così, andammo lì alla Bidumbidom alla mattina successiva per sequestrare, poi trovammo a Graziosi, Carnevale e Graziosi.
Ecco, com'è che Alfieri sapeva che il giorno dopo si sarebbe presentato lì Pasquale Scotti? Sì, tramite Luigi Romano, perché ce l'ha riferito Luigi Romano, che se no Alfieri che ne sapeva, dottore. Sempre Luigi Romano gli disse che domani andavano all'appuntamento queste due persone, Pasquale Scotti oppure altre persone collegate a Pasquale Scotti. Perfetto. Uomo, scusatemi, della ulteriore come dire, visita di Luigi Romano che portò la notizia, voi avete una conoscenza diretta, cioè lo vedeste oppure vi fu detto e da chi? Ma quella sera fu detto da Alfieri e da altri amici, quella sera lì, ma altre volte l'ho visto e l'ho incontrato, perché io lo conosci molto bene. Quindi, in quella circostanza, perfetto, in quella circostanza vi fu riferito da Alfieri, giusto? Sì. Benissimo. Abbiamo detto quindi che poi il giorno successivo bisognava fare l'agguato. Allora, abbiamo parlato genericamente della partecipazione di molte persone a questo agguato. Ora, se volete gentilmente precisare materialmente come partiste, da dove partiste e chi partì. Allora, ricordo che partimmo da Piazzolla di Nola, c'avevamo una Golf, io, il Laiola e il Cesare Ferdinando, poi c'avevamo una Prisma che ci stava, il Del Gauda, il Moccia e Pasquale Calasso, e se non sbaglio Ettore Mirande, e con un'altra Moccia macchina chi? Moccia ci stavi, Andrea Dilli Paolo, con un'altra vittima, Andrea Dilli Paolo, il Mercurio Gaetano e il Giuseppe Olivieri ci recamo, e il Peppe Rook che se ne andava da solo con un'altra macchina all'appuntamento con Luigi Romano alla Bidumbidom. Arrivato sul posto, ci nascondemmo dietro, diciamo così, nella cascia struzzo, perché venne il figlio di Luigi Romano a dirci che erano arrivati queste persone, che erano due cutuliane, che erano un certo Carmine e figlio Domenico, ci viene a dire che erano arrivati questi due cutuliane, che stanno parlando con il padre Luigi Romano e con Giuseppe Ruocca, che era stato presentato come costruttore, se ricordo bene. Perfetto. Vorrei che ripeteste, diciamo, a bordo della Prisma chi c'era, scusate. Bordo della Prisma, allora, a bordo della Golfo ci stavo io, Cesarano Ferdinando e Lailo Costantini. Una Prisma ci stavo, il Angelo Moccia, Pasquale Calasso, Del Gaudo e Autorino o Miranda, non ricordo preciso chi tutti e due prese posto in quella macchina, e un'altra macchina ci stava, era una ritti, un'altra rittima che ci stava. Vabbè, questo l'ho capito e mi trovo. Il Andrea Dilli Paolo, Giuseppe Olivieri e il Mercurio Gaetano. Ecco. E il Giuseppe Ruc già si era andato da solo sul posto. Ecco, questo volevo capire. Voi avete detto Autorino o Miranda, o è Miranda, no? Che cioè ci stavano tutti e due o ce n'era uno solo? Ma uno solo, perché quell'altro non ricordo in quale macchina prese parte, dottore. C'erano tutte queste persone che ho nominato, però non ricordo. Preciso in quale macchina si misero. Sicuramente nella macchina mia non c'era. Bravo. A prescindere ora da in quale macchina salirono, questa è la domanda. Autorino e Miranda, erano presenti tutti e due o ne era presente uno solo e voi non vi ricordate chi dei due era presente? Erano presenti tutti e due, dottore. Ho capito. Allora, siamo arrivati al momento in cui, apprendeste da Domenico Romano dell'arrivo di questi due cutoliani. Che cosa successe poi, proprio nel dettaglio? Niente, aspettammo un po' di tempo che parlarono, non lo so, circa 10, un quarto d'ora con Romano e Giuseppe Ruocca, queste persone, perché fu presentato come costruttore Peppe Ruocca. Niente, appena che loro andarono via, ricordo che li vedemmo subito che andare via e che scese anche il figlio di Romano giù e ci disse stanno andando via, con una ci disse il nome che macchina loro avevano, una Renault 14,
E niente, noi subito li inseguimmo verso, diciamo così, loro presero il doppio senso, la via che porta verso Giugliano. Niente, a un certo punto li inseguimmo e ricordo con la macchina, stavo io con la Golf, insieme a Cesarano Ferdinando e Lailo Costantino, e ci stavo la vittima di Delli Paoli e del Mercurio e del Olivieri, e poi ci stavano con la Prisma un po' dietro, abbastanza dietro, perché li vedemmo dopo sequestrato a Pasquale Galassi e Moccio. Quindi sequestrammo queste persone, che ricordo che all'epoca ci stava anche un posto di blocco della finanza un po' prima, un po' dopo, diciamo così, nei paraggi lo vedemmo, così girammo e sequestrammo queste persone portandole con noi a Piazzolla di Nola. E così, come mi ricordo, prese posto sulla loro macchina la Renault 14 che danno Mercurio, che la portò in Piazzolla di Nola. E così ci recammo verso Nola. Ricordo un episodio che, recandoci verso Nola, l'uscita di Nola, ricordo che mi disse, affiancò il Moccio con la macchina, con Pasquale Galasso, e mi disse: fammi salire a Carnevale nella macchina insieme a me. Così fece io, prese il Carnevale e lo portai in macchina insieme a Angelo Moccia, ci recammo subito un appoggio della madre, una casa della madre di Carmine Alfieri, e ricordo che il Carnevale subito conobbe a Angelo Moccia, si misero a parlare, dice: perché adesso mi vuoi uccidere, non mi uccidere, queste cose qua. E che gli disse Moccia? E niente, non ti preoccupare, ti risparmi, dimmi dove sta Pasquale Scott, chiedevano sempre di Pasquale Scott, di Mauro Marra, perché volevano sapere più o meno di dove stava, non ti preoccupare, ti assicuro che non ti ammazzo, tutte queste cose qua che si dicevano. Ho capito. Quindi materialmente dove furono portati poi Carnevale e Graziuso? E furono portati alla masseria della madre di Carmine Alfieri, 50 metri dalla masseria di Carmine, proprio dentro la masseria di Carmine Alfieri, c'è stata una casetta in campagna, sempre perché lei erano tutte campagne, vicino alla casa di Carmine Alfieri, furono portate e prelevate lì, tenendolo fino a sera lì. Senta, e là eravate attesi da qualcuno, da qualcun altro, nella masseria di Alfieri? Ma guardate, quello che ricordi, ci stava Visciano, Di Matteo Antonio, che è morto, che è stato ammazzato, questi qua si ricordo bene. E Alfieri c'era? Come? Carmine Alfieri c'era? Come no che ci sta? Ci stava aspettando. Quindi voglio dire, a questo punto furono interrogati, e come andò l'interrogatorio? Dissero qualche cosa, insomma? Quanto tempo durò questo interrogatorio? È durata, diciamo così, tutta la giornata, perché furono sequestrate, se ricordo bene, verso le 11 di mattina, fino, diciamo così, a imbrunire sempre di sera, fino a notte, fino alle 8:30, alle 9 di sera. Si interrogavano dove stava Pasquale Scott, tutte queste cose qua. Loro dicevano che loro non sapevano niente dove stava Pasquale Scott, tutte queste cose qua, insomma. Furono torturati, ebbero qualche sevizia durante l'interrogatorio? Ma quello che ricordo io, qualche schiaffo, qualcosa così, si è viziato, no, che io non lo ricordo. Senta, partecipaste stabilmente tutti quanti all'interrogatorio? Ma guardate, diciamo che quasi tutto il gruppo partecipava, solo tranne qualcuno se ne andava, poi veniva di nuovo, più o meno tutto il gruppo. Materialmente come furono uccisi i due? E niente, furono portati a livello, a un certo punto li prendemmo dalla masseria della madre Carmine Alfieri, li spostammo un po' più lontano, diciamo così 200-300 metri sempre entro terra, e li strangolammo con le fune. Con le fune. Chi dei due fu ucciso per primo? Ma se ricordo bene i nomi, io faccio errore con i nomi, se ricordo bene, perché era uno più piccolo, mi sembra si chiamava Carnevale, e abbiamo diviso, eravamo due gruppi, noi ci siamo presi una persona che era abbastanza grande, ricordo bene, stavo io, Ferdinando Cesarano, del Gaudio delle Porte, pure Carmine Alfieri insieme a noi, che lo strangolammo, che ci volle un po' di tempo per morire questa persona, perché era una persona abbastanza grande. Di costituzione ci vuole un po' di tempo. E noi ci siamo presi una persona che era abbastanza grande, ricordo bene, stavo io, Ferdinando Cesarano, del Gaudio delle Porte, pure Carmine Alfieri insieme a noi, che lo strangolammo, che ci volle un po' di tempo per morire questa persona, perché era una persona abbastanza grande.
di Costituzione, ci vuole un po' di tempo. Così, insomma, diciamo così, contemporaneamente morirono quasi tutte e due, portate fino a un certo punto, messe nella loro Renault 14 ricordo che uno dei quelli più grandi, ancora che saltò dal cofano della macchina, così fu sparato un colpo di pistola da Ferdinando Cesarano. No, volevo però precisare un attimo questo fatto, perché io non riesco a sentire bene le parole. Cioè, voi avete detto che voi ne strangolaste uno in compagnia in compagnia di Carmine Alfieri, Cesarano Ferdinando, del Gaudio Leopoldo. E del Gaudio Leopoldo. Sul punto io vi contesto che praticamente voi il 18 febbraio del 94 dichiaraste una cosa leggermente diversa, perché voi diceste Carnevale fu strangolato per primo con una corda, va bene? Poi avete detto lo stesso Alfieri aiutò quelli che erano con lui ad eseguire l'omicidio materialmente. Mi sentite? Vabbè, dottore. No, aspetta, fatemi finire, scusate, state... Poi avete detto, io, Del Gaudio e Cesarano, se ben ricordo, ci occupammo dell'altro e fu necessaria molta forza per vincere nella resistenza. Cioè, voglio dire, che voi ricordiate, ora, diciamo, è una circostanza, Carmine Alfieri, voglio dire, aiutò voi o aiutò gli altri? Quello che ricordate, non, perché poi la verbalizzazione è un po' ambigua per la verità. Tutto, io ricordo che io stavo, diciamo, stavo vicino al gruppo che al ho gruppo fatto vostro. Ricordo così, dottore. Va bene. Vi ricordate poi successivamente i corpi dei due deceduti dove furono messi? Nella Renault 14, fu messo nella Renault 14 di loro proprietà. Sì, va bene. Sparato una botta in testa a uno di loro, che non ricordo come si chiama uno di loro, o Carnevale o Graziosi, è portato al castello di Raffaele Cudola in Ottaviano, che gli ha portato il Andrea di Le Paul, Miranda Ettore e Peppe Ruocco. Perfetto. Vi ricordate solamente, se siete in grado, che tipo di arma aveva Cesarano quando sparò a questo dei due che era sopravvissuto? Sicuro non lo ricordo, dottore. Allora c'è contestazione sul punto, disse che era una calibro 38. 38.